23 novembre. Oggi mi sono svegliato, ho il freddo, ero mezzo nudo fin qua e ho passato la mattinata con Maria e mi sono proprio reso conto che nonostante tutti, diciamo, il mio impegno nel cercare di immaginare quel punto che devo immaginare qualcosa per cercare di arrivare alla fine di un rapporto sessuale non è normale, quindi è stata l'ennesima conferma che Maria per me non è la persona giusta. Abbiamo fatto colazione assieme con Pandoro e Nutella di Vacchieri e poi l'ho accompagnata all'aeroporto. Ho aspettato un po' con lei, ho mangiato dei panini e è stata una situazione parecchio brutta perché in mattinata mentre eravamo in casa è arrivata una multa che ho preso la notte tra il 31 e il primo, tra il 31 ottobre e il 1 novembre di 169 € per aver passato un semaforo rosso alle 5 del mattino. Mia madre l'ha vista sulla scrivania quando è tornata, mi ha chiamato, si è messa a piangere perché non abbiamo tanti soldi e mi sono messo quasi a piangere anch'io all'aeroporto. Maria ha provato a consolarmi, ma eravamo davvero tanto giù. Dopodiché mamma mi ha chiamato nuovamente, mi ha detto che Colaci è riuscito a farle firmare dei contratti, quindi un po' di soldi. E inoltre che Gianfranco si è offerto di pagare la multa, perciò un po' meglio. Ho aspettato che Maria si imbarcasse, sono tornato a casa e sono stato preso da una stanchezza cronica. Sarà per il freddo, sarà per il fatto che ho dormito poco in questi giorni, che ho camminato tanto, ho fatto tante attività. Non sono andato a teatro con il permesso di mamma, che anzi mi ha caldamente suggerito di non andare per paura di incidenti. Così è la seconda lezione che non frequento di fila. Mi hanno aggiunto al gruppo degli allievi, domani chiederò il materiale, così potrò studiare, perché in questi giorni non ho studiato niente. Appena sono tornato a casa ho risposto a Gloria che mi ha scritto ieri e abbiamo fissato un caffè per domani. Vediamo. Invece la cosa che mi rende, diciamo, perplesso e interessato è che Martina continua, è il terzo like di fila che mi mette su una foto e non so perché mi balza sempre agli occhi quello. O sono io che ho una mezza fissazione, oppure sì, sono io che ho una mezza fissa. Quanto mi piacerebbe che lei mi mettesse gli occhi addosso, eh? Non ancora nessuna notizia dal lavoro, domani devo chiamarle di nuovo. E non sono di un grande umore. Questa sera eravamo talmente stanchi che abbiamo mangiato i panini che mamma mi aveva preparato per andare a teatro, davanti al divano, cioè sul divano davanti alla televisione. Ed è stata la mia giornata.